questo evento qui a San Domero, alla sede dell'Unione Comuni, perché è molto sentito il problema sicurezza in Val Vibrata. Ho voluto invitare il sottosegretario agli interni Molteni per fare un po' il punto e la sinergia con il governo per quanto attiene la disciplina sulla polizia locale, e poi per illustrare ai tanti operatori, l'amministrazione, i sindaci, tutto quello che è stato fatto in questi mesi sulla polizia locale. Pensate che io, appena mi sono insediato, ho trovato una legge del 2013 in un cassetto. Non era stato fatto nulla di questa legge se non a livello teorico. E quindi insieme agli uffici ho dato attuazione alla legge facendo il regolamento, che poi è stato votato all'unanimità, e mettendo in campo una serie di iniziative, quali l'istituzione dell'osservatorio, il comitato consultivo, abbiamo ripristinato la formazione, protocolli d'intesa con le prefetture per la disciplina del TSO, abbiamo creato un disciplinare per rendere uniformi le divise, che prima invece le amministrazioni avevano autonomia con colori anche diversi, e poi ho voluto anche dare una riconoscenza a tutti coloro che si sono contraddistinti nel periodo della pandemia, perché hanno fatto un lavoro eccezionale, e quindi mi sembrava giusto dargli una benemerenza. Il corpo di polizia locale è sempre più importante, perché oltre a fare un lavoro sui territori fanno anche polizia giudiziaria, e quindi vanno tutelate, e comunque è necessario dargli un supporto come istituzione regionale.